Benvenuti, buon pomeriggio a tutti. Io sono emozionata come non mi capitava da tempo e spero di essere all'altezza di questo compito. Ho due informazioni di servizio innanzitutto. Orhan Pamuk non farà firmacopie, ma ci sono alcune copie firmate ad esaurimento del suo libro in vendita all'ingresso. La seconda informazione di servizio è un'avvertenza, care lettrici e cari lettori. Se avete un libro che ritenete carino, abbordabile, interessante, sul comodino da notte, finitelo prima di cominciare questo libro o accantonatelo. E dopo aver letto Le notti della peste, prendetevi un tempo che definirei di quarantena, dedicandovi al giardinaggio, al tricotage, a magari un viaggetto, perché questo libro, come dire, destabilizza e sposta l'asticella del piacere di leggere, ecco, in un modo molto sensibile. È un libro che ti dà modo di capire che cosa può diventare il dono di essere lettori. È un enorme privilegio, a volte è una condanna essere lettori, non di rado è una noia. In casi molto rari diventa la percezione di quell'immenso dono che può diventare. Perché Le notti della peste è un libro perfetto. È un libro perfetto nel senso originario di questo participio, cioè completo. Riesce, insomma, a fare una cosa che è quasi miracolosa, ad appagare il lettore senza mai saziarlo. E risponde continuamente a ciò di cui il lettore ha desiderio. Quando sei su una pagina e pensi più o meno inconsciamente mi piacerebbe qui avere una divagazione geografica, e arriva. Quando senti il bisogno di un, come dire, di un ricordo nella storia, lo trovi. È una sensazione incredibile, quella di vivere queste pagine, perché leggere è riduttivo. Ecco, voi pensate che tutto quello che io dirò d'ora in poi, che sarà pochissimo perché lascerò il più possibile parlare lui, e viene da questo, dall'aver vissuto un'esperienza rara che è stato per me, e lo sarà per tutti voi, un grandissimo dono. Orhan Pamuk, al centro di questo, adesso comincio con le domande però. Ecco. First of all, before your questions, thank you very much for this exaggerated response to my book. Prima che tu cominci con le domande, lasciati ringraziare profusamente per questa reazione, questi commenti esagerati al mio libro. I am humbled and trembling, but I'll do my best to answer your questions. Quindi mi sento in una condizione di umiltà, tremo, ma farò del mio meglio per rispondere alle tue domande. Grazie. Allora, a breve parleremo di quest'isola che è il cuore del romanzo, però prima vorrei chiedere a Orhan Pamuk una cosa che riguarda un po' tutti noi. Noi siamo dentro un festival che ha per tema la pelle, ma che si chiama Torino Spiritualità. Allora la domanda è quasi d'obbligo. Che cosa intende Orhan Pamuk per spiritualità e quanto si sente spirituale? Yes, I want you, thanks for asking. I want you to ask this question really, because right, what happened? Yes, okay. Sunday afternoon. Okay, so because I come from extremely secularist family, and there is a strong tradition of secularism in Turkey. In fact, it's one of the important things that holds the nation together. When I read an invitation for spirituality, and I immediately say, yes, I'm living a very spiritual life, while, on the other hand, I am not a religious person at all. And then, how come this is possible that I have very little to do with religion, but I am
utterly convinced that I lived for the last, I'm writing fiction novels for the last 49 years, and I am convinced that I'm living an extreme spiritual life for the last 49 years. I'll explain after this translation. Te la volevo fare io questa domanda. È importante questa domanda perché io vengo da una famiglia turca estremamente laica, proprio laicista direi addirittura. E in Turchia, peraltro, esiste una fortissima tradizione di laicità o laicismo. È una delle cose importanti che hanno tenuto insieme la nostra nazione. E allora, questo invito di Torino Spiritualità è stato per me veramente un piacere accoglierlo, perché, beh, sì, sono convinto che io conduco una vita molto spirituale, ma senza alcun elemento o componente religiosa. Direte, com'è possibile? Le due cose non possono stare insieme. In realtà è possibile. Io sono poco religioso e sono uno che scrive romanzi da 49 anni. Beh, sono assolutamente persuaso che da 49 anni a questa parte la vita che sto conducendo è una vita molto spirituale. Literature is my sacred. Literature is my religion. That I am unhappy with it, and I have thought about this a lot. I find no meaning in my life besides literature. That in fact, many times I thought it's hard to write, it's painful to write. There are ups and downs, there are failures, there are sadness. Writing that you do not produce masterpieces or very beautiful pages every day. You suffer, the books don't sell, it was hard for me to start, so forth and so on. But it's not a happy life in that sense. But once you are in it, it lends a total meaning in life. And I think spirituality is an effort to lend meaning to your life, while religion is an effort to join an already existing meaning. While when you write, you invent your own religion, your own world, and that is very sacred. Also, it includes, my work includes the work works of my precursors, people who influenced me. My religion also is the previous books that were written before me. All the great classics of art of the novel is also part of my religion. So my devotion to literature is deeply spiritual, and I'm very happy to express it here after we move. And there are, of course, that I have described lots of Islamic dervishes, tekkes, spiritual Islam, Islamic mysticism. There are lots of it in their secularized versions or in their social representations, as in this sheikhs in this novel. There are lots of descriptions of Muslim spirituality or mysticism in my novels, though I am not involved. Proseguo dicendo che lo ammetto davanti a voi, per me il mio sacro, la mia religione, è la letteratura. Sono infelice senza letteratura. Ci ho pensato molto, ho l'impressione che al di fuori della letteratura la vita, la mia quantomeno, non abbia nessun senso. Certo, la vita di uno scrittore non è tutta rose e fiori. Certo, ci sono gli alti e bassi, i successi, i fallimenti, ci sono le giornate in cui non ti viene fuori niente o comunque vorresti scrivere una bella pagina e quella che hai scritto non ti piace per niente. Ci sono certi libri che non vendono. Hai la partenza difficile, carburi lentamente. Sì, d'accordo, non è una vita felice nel senso convenzionale del termine, però secondo me il senso alla mia vita lo dà proprio la letteratura. È quello che dà totalmente il senso alla mia vita, questo intendo dire. E c'è anche, trovo un aspetto spirituale nello sforzo di dare un senso alla propria vita attraverso questo strumento.
E lo scrittore, a mio modo di vedere, è qualcuno, fra le altre cose, che inventa molto e inventa la sua stessa religione. Per me questo, cioè lo scrivere, il fare letteratura, è il mio sacro. Nei miei testi trovate peraltro un'ispirazione molto forte che mi viene da tutti coloro che mi hanno preceduto, troverete parole di chi mi ha preceduto, nel senso che la mia religione è composta di quei libri che sono stati scritti prima di me da altri. Penso che trovate nei miei libri tante espressioni, tante frasi, tante parole, tante idee che sono già state proposte dai grandi classici del passato. Tutto questo per dirvi che la mia dedizione e devozione nei confronti della letteratura è, credo io, profondamente spirituale. Sono contento di poter avere questa occasione, grazie a te, di esprimerla qui. Nei miei libri troverete i dervisci, che sono, diciamo, i mistici della fede musulmana, i mistici dell'Islam. Ne troverete anche delle versioni un po' più laicizzate, troverete rappresentazioni di sheikh, troverete cioè molte descrizioni di figure che pertengono alla fede islamica e alla nostra spiritualità. Per me è importantissimo mettere queste figure dentro i miei libri, anche se non sono religioso, credo che facciano eco a quella che penso sia la mia spiritualità. Grazie. Grazie, e credo che questo applauso vada anche alla nostra traduttrice Marina Astrologo, che ci sta raccontando più che traducendo, e quindi grazie. A proposito di invenzione, veniamo alle notti della peste e veniamo all'isola di Minghir, che è il cuore di questo libro. Luogo al tempo stesso immensamente reale, tangibile e immensamente fantasioso. L'isola è il cuore dove si condensa in qualche modo tutta la storia contemporanea, non solo quella dell'impero in declino. L'isola è soprattutto un corpo, ha un'interiorità e una pelle. Che cos'è Minghir per il suo autore? È nata come Santorini nello spazio di una notte dalle profondità della terra, o è eterna, è lì da sempre? I've been thinking about writing a plague novel for the last 35-40 years. It had developed in my mind in many ways. First, it was almost a metaphysical existentialist. Then in the second stage, I thought about a sort of a reaction to Western observers noticing that Turks, Muslims are not too much worried about plague, or if they're worried, they're not busy with quarantine because perhaps they are fatalistic. So I want to write about on this subject, perhaps influenced by Edward Said. In the later stage, I decided that this will be a political novel, partly because I have read about the 19th century cholera uprisings in Russia, Poland, also bubonic plague uprising in medieval or 1655 Milano plague. So I thought about that I will write a politically allegorical novel set in at the end of 19th century. And I wanted, again, just like my Snow, which is my other political novel, to set this in an isolated place. Maybe you translate, then I continue. Mm-hmm. Erano 35-40 anni che pensavo di scrivere un romanzo sulla peste. E visto che mi sono rigirato questa idea nella testa molto molto a lungo, è chiaro che questa idea ha avuto diversi sviluppi, ha preso diverse direzioni nell'arco di questo lungo, lungo tempo. Da principio volevo farne un romanzo metafisico, esistenziale.
Poi mi è venuto in mente di scrivere in risposta, per così dire, a quegli osservatori occidentali che molte, forse troppe volte, hanno criticato i musulmani di Turchia e non solo, per una certa passività, per esempio di fronte all'introduzione di norme, regolamenti, quarantene in presenza di epidemie, li hanno trovati completamente indifferenti alla quarantena perché troppo fatalisti. È la posizione degli orientalisti, e in questo mi sono ispirato al grande libro Orientalismo di Edward Said. Però questa è solo un'idea, la seconda fase. La terza fase è quella conclusiva, decisiva. Nel terzo momento ho deciso di scrivere un romanzo politico. Un romanzo politico, perché nel frattempo ho letto moltissimo per documentarmi e ho appreso, fra le varie altre cose che ho appreso sul conto delle epidemie nei secoli, che per esempio le epidemie di colera, parlo della Russia e della Polonia del XIX secolo, così come la peste di Milano descritta da Manzoni magistralmente, che risale al 1665, l'epidemia, come anche altre epidemie che si sono sviluppate in Europa nel Medioevo, sono state seguite quasi invariabilmente da insurrezioni, da rivolte. Dunque ho deciso una volta per tutte di scrivere un romanzo allegorico, ma di tema politico, ambientato alla fine del XIX secolo, cioè tra la fine del XIX e l'inizio del XX. Eccomi di nuovo sul tema della politica. Anche il mio Neve era un romanzo politico. Neve è il mio altro romanzo politico. E come Neve, anche la notte della le notti della peste l'ho ambientato in un luogo isolato. As Erdogan government was getting increasingly authoritarian, I decided that this is the right time to write my plague novel, which I decided will be political, but I also decided that it will be allegorical and it should be set this time in an island. Why? Because in my previous political novel, which is set in northern eastern Turkish town of Kars, I wrote about, I went to that town, lived there for a while and set my novel, and in fact, for the purposes of the function of the novel, changed the realism a bit, that actually that town was not that political Islamist, but I made it for my purposes political Islamist a bit, and they rightfully criticized me, saying, Mr. Pamuk, our town is, that's Erzurum, not Kars, for so forth and so on, so much criticism, that this time I again want to write about realistically a place, but let's make this an imaginary place. I love Greek Ottoman Mediterranean islands, so I imagine an island. But of course, as Coleridge said, my imagination is secondary. I needed some examples to invent my island. The island of Mingerea is based on the Greek Republic island of Crete, which at that time belonged to Ottomans, that's the real modern. Then for the last 70 years, I've been spending my summers in Istanbul in Prince's Islands. And they, till recently, they had horse-drawn carriages. The horse-drawn carriages you come across in the novel are copied from there. And the third island that influenced my novel is Castello del Riso, which is the most eastern part of present Greek Republic. And also right across, half a mile across, the most southern place of Turkey, Kaş. And I used to go to a small town of Kaş each May so that I write my novel and go enjoy summer before it comes to Istanbul, and would look at Castello Riso, oh, what a small island, and I would go there. And so these are my models. And I needed a small place, an isolated place. Isolated places help. In isolated places, history acts fast and dramatically. In small places, there is an upper class possibility of upper class mobility. That is perhaps I was interested in the subject of
the importance of individual in the making of history, because I wanted my novel to be a sort of a panoramic historical novel too, and also about the meaning of history, and also about the rising of a nation from the ashes of empire. So I needed an ideal place and invented my island based on other examples that I told you. Era il momento in cui vedevo il governo del mio paese, il governo capeggiato da Erdogan, farsi sempre più autoritario, mostrare sempre più il suo volto autoritario. E quindi a un certo punto ho deciso che era il momento giusto per scrivere finalmente il mio romanzo sulla peste, perché avevo deciso che sarebbe stata un'allegoria politica e avevo anche deciso di ambientarlo in un'isola. Perché? Beh, io ho una lunga frequentazione con le isole, con i luoghi isolati in genere, con le isole in modo particolare. Ho vissuto in passato a lungo in una località isolata del nord-est della Turchia, Karch, e ho pensato questa volta, quando l'ho descritta, di non essere tanto realistico, di stravolgerla un po', perché volevo affrontare il tema dell'Islam politico, non parlo di questo libro, ma di un libro precedente, e chi mi ha criticato, i miei recensori molto puntuti, hanno detto, ma Pamuk, questa non è Karch, questa è Erzurum, che è effettivamente una città della Turchia dove c'è una forte presenza dell'Islam politico. Ecco, questa volta ho voluto veramente scrivere in modo realistico, ma di un luogo immaginario. L'isola di Minger è veramente un'isola immaginaria. Del resto Coleridge diceva che l'immaginazione è secondaria, che quindi per inventare ci vogliono sempre degli esempi. E allora questi esempi da dove li ho presi per la mia isola di Minger? Un po' li ho presi dall'isola di Creta, pensata all'epoca in cui era sotto il dominio ottomano. Io stesso per molti anni ho passato le estati in una piccola isola fuori Istanbul che si chiama Principo, che è, beh, insomma, una delle fonti di ispirazione per Minger. Ancora nell'arcipelago che ora è greco c'è Castellorizo, che è proprio di fronte a Kash nel sud della Turchia, cosicché andando a passare spesso del tempo a Kash, guardavo da lontano Castellorizo e mi incuriosiva molto. Ovviamente a un certo punto l'ho visitata ed ecco dunque un'altra isola da cui ho preso ispirazione. Perché ho detto che ho sentito il bisogno di ambientare questo romanzo in un luogo piccolo e isolato, in sé conchiuso, un'isola per l'appunto? Perché sono convinto che nei luoghi isolati e un po' appartati la storia agisce in modo più veloce, in modo più efficace delle volte. È possibile vedere, per esempio, i fenomeni di mobilità verticale di certi ceti. Insomma, al centro di questo libro c'è anche un altro argomento che mi interessava molto, e cioè l'idea di come si inventa, come si crea ex novo una nazione e dell'importanza che ha il singolo, l'individuo, nella creazione di una nazione. Dunque, che cosa ho fatto alla fine? Ho fatto una grande panoramica storica in cui dalle ceneri dell'impero musulmano, anche se in una località, ripeto, piccola e isolata, appartata dall'impero stesso, dalle ceneri dell'impero sorge un'invenzione, una nuova nazione. Ecco, per fare tutto questo, ed è effettivamente stato abbastanza impegnativo, avevo proprio bisogno di inventarmi un luogo che corrispondesse, che rispondesse a certi requisiti, e questa è Minger. Grazie. Thank you. In quest'isola c'è la peste. La peste è al centro delle notti e dei giorni di Minger e di questa storia. La peste è
come dire, il contenitore del tutto, disegna questa storia, disegna le vite e le morti in questa storia. Tutto a Menger si consuma nel giro di pochi mesi, eppure sembrano ere geologiche e umane. Pamuk ha iniziato a scrivere questo libro prima che arrivasse la pandemia nel nostro presente. Oggi, per qualunque lettore del mondo, ci sono dei momenti di questo romanzo che sono che creano un effetto di potente immedesimazione, sconcertante, non solo potente. Ci si ritrova davvero quasi fisicamente precipitati in quella realtà, perché è una realtà che conosciamo: le strade vuote, l'indifferenza, la preoccupazione, l'incredulità, la politica. Ecco, lui ieri mi spiegava proprio come nello svolgimento della peste, della piaga, dell'epidemia, ci sono delle fasi costanti di che segnano l'umanità e segnano la strategia o l'improvvisazione dell'umanità di fronte a quello che sta succedendo. Quindi io gli chiederei di raccontarci un po' la peste del libro e la peste della realtà, e anche se secondo lui avremmo letto diversamente questo libro e come l'avremmo letto se non ci fosse stata la peste anche per noi. So I'll try to answer them one by one. I was writing the book 3.5 years past, and then coronavirus pandemic started. My friends who used to call Val Orhan, who would be interested in your medieval plague book, suddenly he said, oh, you're lucky, kind of thing. And perhaps I was. And then also human mind is very strange that once it started, I thought maybe I'm lucky, but my aunt died, one of the first victims in Istanbul of coronavirus. But the second thing, I was sorry for that, I was also worried that some readers may think that I cooked up the book in the last 5 minutes so that I will attract the newspaper subjects. So, and also I felt a bit privileged, lucky in that sense, that I've been reading about plagues and pandemics and epidemiology and all that for so many years. So I immediately wrote an essay which was published in New York Times and all over the world, in which I said, hey, I've been writing a pandemic novel for the last 3.5 years. This is what I know. The best books about plague and pandemic is Daniel Defoe, Manzoni, Albert Camus, and these are the things that humanity always do when there is a pandemic. First, there is denial, then the numbers go up. Then there is the period of gossip, blaming the government, who bought it, conspiracy theories. Then again, numbers go up. Either governments fall apart, sometimes government runs away from the town, as it happened in Turkey, or the government is outside of the town, they don't return, wait for it to end, but people are very angry. Sometimes people uprise, or sometimes, as it happened in Florence, there are volunteers and new government are formed, so forth and so on. So I wrote all about it, published all over the world, and the result is suddenly my 50 publishers from all over the world begin sending me emails saying, Orhan, finish it so that we can publish it. Rispondo un po' alla tua domanda, che è in realtà tripartita, un pezzetto alla volta. Io stavo scrivendo già da 3.5 anni il mio romanzo sulla peste quando è scoppiata la pandemia da coronavirus. Ed ecco che tanti dei miei amici, che prima dicevano, sapendo che cosa stavo scrivendo, mi dicevano: Orhan, ma chi se lo legge un libro sulle epidemie di peste nel Medioevo? Di colpo si mostrano molto interessati. Ah, qua c'è qualche cosa di interessante, sei fortunato, mi dicono. Adesso
è scoppiata per davvero. Ecco, tanto fortunato io non direi, perché una delle prime vittime a Istanbul della pandemia di Covid-19 è stata purtroppo una mia zia, alla quale ero molto legato e che ha contato molto nella mia infanzia. Quindi ero in realtà addolorato, e non soltanto addolorato, lo confesso, ero anche molto preoccupato, perché ho detto, accidenti, adesso qualcheduno penserà che questo libro io l'ho scritto in 4-8 come un instant book, soltanto perché è scoppiata un'epidemia, una pandemia stavolta, virale. Però, fuori da ogni scherzo, un po' di fortuna effettivamente l'ho avuta. Diciamo, ho avuto il privilegio di avere letto tanto e per anni di temi legati alle pandemie, alle malattie che si diffondono, alle epidemie. Ho letto trattati di medici, di epidemiologia, di biologia. Davanti al timore che si potesse pensare quello che ho appena spiegato sul conto del mio libro, ho pensato che fosse opportuno scrivere un lungo articolo per il New York Times, che ha avuto la gentilezza di pubblicarmelo, spiegando appunto che erano già 3 anni e mezzo che venivo scrivendo il mio romanzo sulla peste, e che per questo mio romanzo sulla peste, come dire, mi ero anche ispirato ai grandi romanzieri che hanno trattato la peste in passato: Daniel Defoe, Alessandro Manzoni, Albert Camus. Ecco, dalla lettura di questi 3 grandissimi io mi sono fatto un'idea. Quando scoppia un'epidemia, una pandemia, ci sono alcune cose che succedono invariabilmente, sempre, ci puoi contare. Diciamo che la reazione del pubblico in un paese che viene colpito da un'epidemia più o meno procede attraverso queste fasi: negazione, non ci credono, non è vero, una balla; pettegolezzo, accuse al governo, alle pubbliche autorità, teorie complottistiche, qualcuno ci sta avvelenando, qualcuno ha creato l'epidemia. Di fronte a queste reazioni, a volte i governi crollano, si disfano. Ci sono stati casi di governi, di autorità amministrative locali, anche in Turchia, che scappano di fronte alle reazioni della popolazione, che tra terrore e indignazione le butta fuori. Qualche volta si mettono ad aspettare fuori città che la peste finisca. Ci sono reazioni di grande rabbia, insomma, sollevazioni di vario tipo. L'abbiamo visto nel Medioevo a Firenze: è stato rovesciato un governo per il terrore seminato dalla peste. Davanti a tutto questo, ecco che di colpo i miei editori in Turchia e non solo, direi in una 50ina di paesi, hanno cominciato a tempestarmi di mail. Orhan, quando lo finisci vorremmo pubblicare. Actually, the great 3 novels ever written about plague, Daniel Defoe's, Alessandro Manzoni's and Albert Camus' novels are written by writers who had never experienced plague. So I thought I would be the 4th one. And in fact, I had imaginary conversations with journalists in my fantasies that once my book is published, I would humbly say that, yes, I'm also like that, my book is based on research. But suddenly, a real pandemic took over. And yes, perhaps I was lucky. But now that we are talking about luck, I'll tell you something else. Human mind is strange, and I want to talk about the reaction to. Once I was writing, and no one knew, I thought at that time, about what is epidemic, quarantine, regulations, lockdown. This was overabundantly in my novel, but not in the newspapers. Suddenly, it was all in the newspapers. And I had a guilt feeling of, perhaps because of my quote luck, I had a guilt feeling of that epidemic jumped into life from my manuscripts. And also another interesting thing, human mind is like that as I was rushing, trying to finish this novel, I was always thinking that I will publish this novel when my novel is finished, epidemic will also finish. But that didn't happen either, that I published this novel 18 months ago in Istanbul. It sold a lot of copies,
But lockdown was continuing, and I'm over 65. There was a special Turkish lockdown for people who are over 65. I'm grateful to the government for this, that I went into empty streets of Istanbul with my bodyguard behind me, no one around, only the couples who were walking like that. I took a lot of photographs. What a happy day it was. And I was walking in High Street, Istanbul, in İstiklal Caddesi, and my biggest bookshop, and I come in front of a bookshop, a tower of my books, and there was no one to buy. Dicevo prima che ci sono tre grandi romanzi, tre grandi classici del passato che sono dedicati al tema della peste, sono i diari dell'anno della peste, mi sembra si chiami, di Daniel Defoe, I promessi sposi di Alessandro Manzoni e La peste di Camus. Però questi sono libri che sono stati scritti da autori che non hanno mai fatto un'esperienza di prima mano della peste. E allora io a un certo punto nel passato mi dicevo, sarò il quarto a scrivere di peste, e mi immaginavo le conversazioni con i giornalisti del mio paese in cui molto umilmente avrei detto, beh, ho scritto questo libro perché e mi sono basato su tutto il lavoro di lettura e di documentazione che ho fatto. Arriva, scoppia la pandemia di coronavirus e veramente, insomma, da qualche parte lo ammetto, mi sono pensato fortunato. Molto c'era sulle tematiche dell'epidemiologia, della peste, della quarantena nel mio romanzo In Fieri, poco c'era all'inizio, quando è scoppiata la pandemia, nei giornali. Figurati quindi che mi sono addirittura fatto dei sensi di colpa dicendo, ma non è che la pandemia è schizzata fuori dalle mie pagine che stavano ancora al mio computer e è saltata dentro la vita reale. Dicevo anche che mi hanno messo molta pressione per concludere, e allora ho concepito un pensiero abbastanza, diciamo, come dire, da grande senso di potenza. Quando avrò finito il romanzo, finirà anche la pandemia. Non è andata così. Non è andata così, ho pubblicato in Turchia un anno e mezzo fa, e il libro ha cominciato ad andare bene, vendeva abbastanza, ma la pandemia proseguiva. Tanto è vero che mi ricordo perfettamente che a un certo punto siamo andati anche noi in lockdown, e mi ricordo la passeggiata che facevo nelle strade deserte della mia Istanbul, arrivando fino a İstiklal Caddesi, insomma l'arteria principale, con la mia guardia del corpo, e mi imbatto in quella lunga passeggiata in una libreria, c'erano torri di copie del mio libro in vetrina, ma non c'era nessuno che entrava, perché non c'era nessuno in giro. In questo romanzo naturalmente non c'è soltanto la peste, non c'è soltanto questa malattia che affiora sulla pelle e che diventa conclamata nel momento in cui esplode sul corpo dei malati. Affiora la malattia sulla pelle, ma affiora anche l'amore. In questo libro ci sono delle scene di amore straordinarie in cui gli amanti, prima ancora di toccarsi, si guardano e si amano pelle a pelle, si guardano, stupiscono e comunicano ancora prima di toccarsi il loro amore attraverso la pelle. L'eros in questo romanzo è tutto dentro la pelle. A proposito di amore. There are three couples in the novel. Two of them are newly married, and one of them is not married, and in fact, one of them Greek, one of them Ottoman Pasha. They are illegal, they secretly mate. And I continuously made comparisons, build
bridges between them, so that one of them is an aristocratic couple. They're so nice to each other. The other couple has upper class mobility, ambitious, angry, idealistic. Third couple is very secretive, and they go inward. But yes, their sensuality, their love is not platonic love. They are interested in sex. You know, we cannot think of love aside of sex. My mind is always busy on this subject. And since sex is considered bad, ontologically unnice, there is a distinction, especially in religions, between love and sex. My Museum of Innocence is all about that. It is a novel that I wrote about what happens to us when we fall in love. A man is so much in love with his beloved that he collects everything she touches. Then in the end, he makes a museum. How he makes a museum is narrated in the book. And I also made a museum, and made the museum looking at the objects that this person, imaginary person, collects. But I also collected objects and opened a real museum in Istanbul. In fact, I am interested in museums, and even in Italy, I went to many, many places, such as Pompeii or National Archaeological Museum in Napoli, or in here in Torino, I went to Castello di Rivoli. It is a great museum, and it's one of the wonders of, I'm in the museum world for quite a long time, and I recommend you go there. It is one of the best museums in Italy. And yes. Amore. Nel romanzo ci sono tre coppie. Due coppie sono di novelli sposi. Una coppia di non sposi, sono un uomo e la sua amante, che si amano e si frequentano di nascosto, in segreto, perché appartengono a due fedi diverse. I confronti fra queste tre coppie sono costanti. Una la definirei una coppia piuttosto di aristocratici, in qualche maniera più distaccati. Un'altra è una coppia del ceto medio in fase di ascensione sociale, e sono persone più ambiziose, che hanno voglia di, come dire, di entrare nella vita, hanno voglia di futuro. La terza, perché sono amanti clandestini, è più rivolta in realtà verso l'interno, sono due che hanno un grande segreto d'amore. Ma di che amore stiamo parlando? Ecco, non di amore platonico, non c'è qui l'amore platonico. Tutte e tre le coppie, in modi diversi, sono composte di persone che hanno molto interesse verso la sensualità e il sesso. E di queste faccende la mia mente si occupa costantemente, e siccome molte fedi religiose ce l'hanno a morte con il sesso, lo definiscono una cosa brutta, una cosa sporca, una cosa cattiva, e fanno una distinzione molto rigida e rigorosa fra il sesso e l'amore, ecco che io ho voluto affrontare in generale la tematica dell'amore nei miei libri in un modo completamente diverso. Io ho scritto Il Museo dell'Innocenza per spiegare, o cercare io stesso di capire, che cosa ci succede quando ci innamoriamo. Lì c'è un lui che raccoglie tutti gli oggetti che la sua lei ha mai toccato e ne fa un museo, cioè li trasforma nelle collezioni di un museo. E io stesso ho realizzato un museo raccogliendo oggetti della vita quotidiana, anche molto disparati, e li ho messi in un museo che ho aperto io personalmente, apposta nella mia Istanbul. Quindi il tema dell'amore, dell'eros, della sensualità, l'ho affrontato molte, molte volte. Faccio un inciso, ho parlato di museo, il Museo dell'Innocenza e i musei
quello che ho creato sulle pagine di un libro e quello che ho aperto realmente a Istanbul. A me i musei interessano molto, credo che chi ha letto questo libro l'avrà capito. Anche in Italia, ogni volta che vengo, cerco di visitare il più possibile siti archeologici e musei. Ricordo benissimo le mie visite a Pompei e al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. E vorrei dirvi che ieri sono qui a Torino, sono andato a visitare il Castello di Rivoli. Ecco, è un gran bel museo quello che avete qui. Per me è uno dei più belli d'Italia. Vi raccomando caldamente di visitarlo in tante e in tanti. Having said this, let's repeat that the distinction between skin and the body, or spiritual and material, is a bit fake. That sexual love is spiritual. Platonic love is sexual. And once you make distinction, you begin thinking, you also make the distinction between skin and the body is also artificial. I admire Oscar Wilde, who said, shallow people, Oscar Wilde said, only shallow people would not be satisfied with appearances. I love it. Be satisfied with appearances. Tornando al tema del non strettamente dell'amore, ma il tema, il tema che è al centro di questa edizione del festival. Io ho un po' l'impressione che queste distinzioni, pelle e corpo, queste contrapposizioni spirituale e materiale, abbiano dentro di sé qualche cosa di molto falso, di molto fuorviante. L'amore sessuale è spirituale, l'amore platonico per me è sessuale. Tante distinzioni in questo terreno, secondo me, non si applicano. Anche la distinzione fra pelle e corpo è un po' artificiosa. E a questo proposito mi torna in mente una frase che io trovo molto bella e molto spiritosa di Oscar Wilde. Soltanto le persone superficiali non sono soddisfatte, non si fanno bastare le apparenze. Come per dire, bisogna andare al di là del guardare. Grazie. Avrei un'ultima domanda, cioè ne avrei ancora tantissime, però siamo in chiusura. E io credo personalmente che ci sia un altro grande atto d'amore in questo romanzo. Questo atto d'amore sta nel fatto che in questo romanzo ci sono due voci che narrano. Una è una sorta di io narrante che a un certo punto del libro dice: io sono venuta al mondo molto dopo questi eventi. L'altra è una voce apparentemente muta, che in realtà affida alle pagine di lettere di un epistolario molto ampio, molto vasto, molto illuminante, ma al tempo stesso misterioso. Perché queste lettere non ci sono per chi scrive, non ci sono per chi legge, non si sa dove siano. Ebbene, queste due voci sono due voci di donna. E credo che da parte del suo autore ci sia un grandissimo atto d'amore nel dare voce a questo libro attraverso due voci di donne, come ha fatto. As an answer, I will go back to Henry James. Henry James had a distinction between the story and who tells the story. In a letter to a friend of his, he wrote, "Now I'm thinking about who would tell the story, who would see the story." This novel is sandwiched, perhaps. Is the story of this novel is seen through feminine eyes or female eyes. I deliberately did it. Perhaps now I'll be just because
especially in my early books, my Turkish female readers told me, Mr. Pamuk, we love your novels, but we don't see too much woman in them. Even if we some woman, we don't see their interior lives. And they were right. And so, and as I get older, I made it my business to see my stories, narrate my stories from one of the characters inside this story. A story is not a story without who is telling the story, without you being aware who tells the story. And I deliberately made two female characters. One of them is the wife of a doctor, and she is so curious about everything because she was also imprisoned for some reason. She was imprisoned because her uncle, Abdulhamid II, prisoned her father, who was the previous Ottoman Sultan. There is a lot of Ottoman aristocracy and Ottoman conspiracies in the book. Anyway, I'm skipping that part. So she is hungry for life and very happy that she's just married and has tentacles eager to notice life and life and writing about everything to her sister. And our novel purports to be is saying that the whole novel is written by her granddaughter after so many years, because she is writing an introduction to the whole story. So the whole story is seen and edited and written by female narrators because I wanted to reform myself. And I think that the art of the novel is based on our capacity to look at the world from other persons, by sex, by culture, by geography, by age, by race, to be able to see the world through the eyes of others. That's why we read novels. That's why I write novels, and many novelists write for these reasons. È vero. E qui mi torna buona una frase che scrisse il grande romanziere americano Henry James a un suo amico. È importante chi vedrà la vicenda, chi vedrà la storia e chi la racconterà. Quindi c'è il ruolo dell'autore, ma c'è il ruolo di colei che narra. E questa vicenda del mio romanzo, lunga vicenda, effettivamente, come tu dici, è veduta e vissuta attraverso occhi di donne. E questa cosa io l'ho fatta proprio deliberatamente, scientemente, perché mi è capitato che lettrici turche dei miei romanzi precedenti mi abbiano detto: senta Pamuk, a noi piace quello che lei scrive, ma dove stanno le donne? Dove sta la vita interiore delle donne nei suoi libri? Beh, avevano ragione. E quindi, invecchiando con il passare del tempo, mi sono fatto un punto d'onore di tentare l'impresa di vedere e narrare le mie trame, le mie vicende, le mie storie attraverso gli occhi di personaggi femminili. E difatti, appunto, qui c'è questa mia decisione, la si vede in pratica. Ci sono in realtà due paia di occhi, due donne. Una è la moglie del dottore, dunque la lei di una delle nostre coppie, che è molto curiosa, ha una gran fame di vita, una gran curiosità, una gran avidità di vita, anche per, insomma, le vicende sue personali e della sua famiglia, sulle quali adesso è inutile fare troppo spoiler. Forse vi verrà voglia di leggere. E tutto ciò che leggiamo è qualche cosa che lei scrive a sua sorella, ma il contenuto di tutto questo sono le lettere, come tu accennavi, che provengono da una parente, la bisnonna. Dunque tutta la vicenda, tutta la trama di questa storia, che è complessa, è vista, è vissuta, e io direi anche
curata nel senso in cui un editor cura la pubblicazione di un libro proprio da donne. Perché io ho deciso scientemente che dovevo rimediare alle mie manchevolezze del passato e quindi ho deciso che avrei scritto da un punto di vista che non è il mio, è quello dell'altro genere. Perché alla fine io sono convinto di una cosa, che l'arte della scrittura letteraria, l'arte del romanziere, si basa, si deve per forza basare sulla capacità di vedere il mondo, di vedere le cose che ci succedono attorno attraverso gli occhi dell'altro, dell'altra. Altro che significa? Beh, qualcuno che appartiene all'altro genere, a un'etnia diversa, a una cittadinanza diversa. Ed è anche questo uno dei motivi per cui ho scritto questo libro. I will continue to see my stories through female eyes more, and there will be more female characters in my story, in my future novels. Please don't worry. Seguitemi in futuro, perché vi assicuro, continuerò a scrivere, a vedere, a scrivere storie attraverso occhi di donna. Ve lo assicuro. Grazie, grazie. Thank you so much. Thank you so much.